coordinazione presbiterale diventiamo martiri, testimoni inchiodati alla croce, l'ha detto Monsignor Giuseppe Giudice in apertura dell'omelia per l'ordinazione presbiterale di Don Francesco Amarante. Ed è proprio al mistero della croce che il vescovo di Nocera Inferiore Sarno ha esortato a ritornare per ritrovare un autentico stile sacerdotale. Il pastore ha poi precisato dove si colloca oggi la vita di un sacerdote. Noi non ci consegniamo alle lobby del potere, non ci consegniamo all'illegalità o a chi non vuol farci amare il Signore, noi ci consegniamo a Dio. Infine, l'invito da scrivere nel cuore è stato quello a rimanere sempre in comunione con il Vescovo e con la Chiesa, perché le opere di preti e comunità agitate e non in comunione attirano i superficiali e sono destinate a disperdersi. Senza la comunione non si raccoglie nulla, l'esortazione di Monsignor Giudice al novello presbitero e a tutti i sacerdoti e fedeli presenti. Che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Una festa straordinaria, quella organizzata da Don Gerardo Coppola, parroco di Sant'Antonio e Ortaloreto di Sant'Egidio, parrocchia d'origine del novello sacerdote. Oggi Ortaloreto da periferia diventa centro, ha detto Monsignor Giudice. È un momento di festa non solo per lui, per la famiglia, per la sua comunità, ma per tutta la diocesi. Noi lo affidiamo al Signore e cerchiamo di vivere questa esperienza di fede che è la vocazione, come un grande dono, non solo per l'eletto, per chi riceve il dono, ma per tutta la comunità. Abbiamo bisogno di sacerdoti santi, di sacerdoti che nel mistero della croce imparino ad essere come Gesù, servi per amore. C'è una frase che mi accompagna e che mi ha accompagnato sempre: eccomi Signore, vengo a te non per fare la mia volontà ma la tua volontà. È attraverso questa frase che io posto le mie mani nelle mani del mio vescovo e ho promesso rispetto e obbedienza. E ringrazio innanzitutto il Signore per il dono della chiamata, ma anche i miei genitori, il vescovo che ha accolto il germe della mia vocazione e con la sua cura paterna mi ha accompagnato fino ad oggi.